Eccoci qua con Mister Farina, una buona serata con un 4-1 sul Gobbone e la prima occasione è stata quella vostra di Koenig e non era serata, al 15° minuto del primo tempo, insomma potevate portarvi in vantaggio. Sì, però non è che ci dobbiamo ridurre a questa cosa qui. Noi siamo in un momento di difficoltà, perché oltre a avere... noi siamo forse la squadra più giovane del campionato, abbiamo delle defezioni specialmente dietro che ci condizionano un po', cioè chi ha giocato oggi dietro magari un centrocampista perché per sopperire a delle mancanze, e questo sai, chi sa di calcio è la coperta corta, no? La sposti però ti raffreddi dall'altra parte, è così che funziona. Peccato, perché quello che mi dispiace è che la squadra ha preso due gol, uno sopra l'altro, dove sono stati proprio, come si dice, due gol evitabilissimi per come si sono... Ecco, infatti mi permetta, Scilingo lì l'autorete, insomma, l'Imnik è arrivato sul 2-0. Sì, è questo, cioè, sì, ma di là l'autorete, proprio la dinamica di cui abbiamo preso i gol, e questo ci ha un po' penalizzato, tra virgolette, no? Io penso che se non avessimo avuto questo piccolo sbandamento ci giocavamo la partita, poi potevamo perderlo ugualmente, però ce la giocavamo. Questo cosa ha fatto sì, dato che veniamo anche da prestazioni dove c'è stata la prestazione e non il risultato, è normale che va un po' sulla testa dei ragazzi, questo ha pesato un po', però devo dare atto ai ragazzi che poi nel secondo tempo non hanno mai mollato, hanno combattuto, secondo me ci poteva stare con mezzo rigore, perché l'arbitro lì non so cosa non ha visto, se era in aria era rigore, se era fuori aria doveva fischiare il fallo, non ha fischiato né il rigore né il fallo, e poi abbiamo avuto l'occasione ancora con Radio davanti al portiere, quindi ci siamo creati, diciamo, i presupposti per finire la partita in un modo dignitoso, e questo devo dare atto ai ragazzi. E nella seconda parte della gara c'è stata anche l'occasione di Rudello, insomma, diciamola tutta, Mariano, che ce l'ha messa davvero con tanta intensità di gioco, tanto attacco alto, però si porta a casa appunto un 4-1 dopo il 4-2 contro il Castelleone. Ma le stavo appunto spiegando che noi abbiamo fatto tre partite, quella di oggi, vabbè, ci sta il risultato, le altre due partite, una l'abbiamo persa in tempo scaduta, però abbiamo avuto due infortuni durante la partita dove ci hanno condizionato, capito? Due fortuni dietro, due difensori che si sono fatti male, e Castelleone vinciamo 2-0 e abbiamo in mano la partita. Poi nel secondo tempo il terreno, le situazioni, tutte queste cose qui hanno modificato tutta la partita. Questo cosa vuol dire? Che noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Una volta che avremo recuperato i nostri che sono tutti giovani, però sono giovani che possono far bene, e lì cominceremo anche a dire la nostra. Il campionato è lungo, è normale, adesso il problema principale è l'autostima, perché in questo momento qui bisogna che io sia bravo a tenere alto l'autostima dei ragazzi. Ultima domanda, Farina, la prestazione di Aldegani. La prestazione di Aldegani oggi secondo me è stata più che buona, specialmente che ha cambiato vari ruoli, è partito, diciamo, dietro le punte, poi per necessità è stato messo in mezzo al campo. Se devo fargli un rimprovero, certe volte è stato un po' narcisista, cioè ha fatto i colpi, dopo il colpo bisognerebbe poi fare una cosa importante, invece lì per l'estetica, magari per uno da fuori, ma per io sono allenatore vorrei che uno fa i colpi poi dopo si incisivo, però devo dire che la sua partita è stata più che positiva. No, sono contento della prestazione mia e della squadra. Diciamo che innanzitutto ringraziare i miei compagni che comunque mi hanno messo in possibilità di fare questa doppietta e contro comunque una buonissima squadra che è il Mariano, ottimi giovani di qualità. Siamo riusciti, diciamo, a sfruttare al massimo le occasioni e nulla, siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi che comunque ci fanno ben sperare per il nostro futuro. Si è uscito al 33° del secondo tempo, c'è stato anche un rigore sul finale di gara, che nostro modo di vedere, le nostre immagini, c'era da parte dell'Emine, quindi poteva essere un 5-1, giusto il risultato, un 4-1 per quello che si è visto in campo. Sì, diciamo che, ripeto, abbiamo sfruttato molto bene il primo tempo le occasioni che abbiamo creato e diciamo, secondo me è un risultato giusto, ovviamente sicuramente
meriti, ripeto, a tutta la squadra, al mister che ha preparato benissimo la partita e a tutti gli interpreti che ne hanno fatto parte. Quindi domenica prossima, altra gara importante, la Ponte Lambrese. Sì, sono tutte partite importanti. Noi cerchiamo di pensare partita dopo partita, cercare di fare più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza il prima possibile.